Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Marco Liorni. Non riesce a trattenere le lacrime per la vicenda. Non sapevano se avrei superato la notte. Marco Liorni è un conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano. Nasce a Roma nel 1965 e sin dalla tenera età nutre una profonda passione per il mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito una laurea in scienze umanistiche, avvia le prime collaborazioni nel piccolo schermo in emittenti locali. A Marco viene affidata la conduzione di due celebri programmi, Cronaca Nera e Domenica Tutto Gol. Dopo tanta esperienza e gavetta, nel 1996 debutta a Verissimo, in onda su Canale 5, in sostituzione all'allora conduttrice Cristina Parodi. Inizia così una carriera brillante al timone di celebri programmi della televisione italiana. Lo ricordiamo certamente nello show Angeli, in cui si affrontavano tematiche relative alle presenze angeliche. Nello stesso anno diventa inviato del Grande Fratello, ruolo che manterrà per ben 7 edizioni. A partire dal 2009, Marco Liorni approda in Rai e conduce I sogni son desideri, Tra cielo e terra, e Buon pomeriggio Italia, che presenta insieme a Mara Venier. Dal 2019 è al timone di Reazione a Catena, lo show che ha permesso a Marco di farsi amare dal grande pubblico e che ha definito una boccata d'ossigeno. Marco Liorni, grande spavento, ha rischiato di morire. Marco Liorni è un personaggio televisivo amato per i suoi modi sempre gentili e rispettosi verso il prossimo. Dal 2014 è sposato con Giovanna Astolfi e dal loro amore sono nate Emma e Viola. Marco, però, ha anche un figlio maschio di nome Nicolò nato da una precedente relazione. Il conduttore ha confessato di avere un bel rapporto con i suoi tre figli. Emma è appena entrata nell'età critica. Nicolò invece ne è uscito e le cose stanno andando decisamente meglio. Con Viola tutto ok, anche se spesso imita la sorella nelle sfuriate adolescenziali. In merito a sua figlia Viola, Marco Liorni ha parlato di un terribile incidente accaduto in età infantile. Quando iniziò l'asilo, mia moglie chiese alle maestre se erano in grado di fare la disostruzione. Una sì, l'altra avrebbe fatto il corso da lì a Natale. A marzo, mia figlia mangiando un pezzo di pizza, rischiò di soffocare e fu salvata dalla seconda maestra, fresca di corso. Il conduttore Marco Liorni è al timone di Italia Sì, un programma televisivo che ha particolarmente colpito il grande pubblico per l'intensità delle storie che vengono raccontate. Drammi, denunce e vere e proprie tragedie raccontate da gente comune in diretta televisiva. Tra le tante esperienze, c'è quella della giovane Fabiana che ha letteralmente colpito nel profondo il conduttore, ma anche tutto il pubblico italiano. La giovane donna ha parlato della sua lotta contro l'anoressia, la quale l'ha portata a sfiorare i 27 kg. Fabiana è finita in terapia intensiva e persino i medici pensavano al peggio. I medici mi hanno detto che non sapevano se avrei superato la notte, ha confessato in lacrime la protagonista della storia. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e Silvana è riuscita a riprendere in mano la sua vita e ad inseguire i suoi sogni.